commento sul caso del Mastro. Ma quando ci fu la discussione in aula io utilizzai con IAI l'espressione analfabetismo istituzionale, che era riferita a Donzelli ma che ovviamente si estendeva a Del Mastro. Le dimissioni di Del Mastro sono dovute non per il rinvio a giudizio ma perché ha dimostrato la totale inadeguatezza, perché ha utilizzato delle informazioni e dei documenti riservati contro l'opposizione per un uso politico. Quindi non è all'altezza del ruolo istituzionale che riveste. Tra l'altro oggi alle 14.30 insieme all'onorevole Bonelli in una conferenza stampa dimostreremo come alla nostra richiesta di fornirci quella stessa relazione il Ministero della Giustizia non ce l'ha fornita, ci ha fornito solamente gli stralci dei passaggi che Donzelli aveva già utilizzato in aula. Quindi l'analfabetismo istituzionale continua e riguarda a questo punto Donzelli, Del Mastro e anche Nordio. Quello che a me interessa non è tanto il rinvio a giudizio. L'inchiesta giudiziaria farà il suo corso, la magistratura valuterà, verificherà tutto. È l'enorme responsabilità politica, ripeto, l'inadeguatezza a rivestire un ruolo istituzionale così delicato di chi utilizza documentazioni in suo possesso per fini politici, contro l'opposizione. Io sono un garantista, questo procedimento è nelle primissime fasi, per me un rinvio a giudizio non è una condanna, per me la condanna che esprimo è tutta politica. Ha parlato di analfabetismo istituzionale, questa maggioranza dovrebbe produrre la riforma della giustizia. E infatti io non sono molto fiducioso che questa maggioranza sia in grado di produrre una riforma della giustizia garantista. Quello che Nordio ha scritto per anni da editorialista è l'opposto di quello che questo governo ha fatto nel suo primo anno di vita. Nuovi reati ogni mese, decreti che creano nuovi reati, che aumentano le pene, non c'è la minima attenzione per la situazione penitenziaria, per le carceri che esplodono. Quindi la separazione delle carriere non ha fatto mezzo passo avanti e quindi mi pare che per ora non si vede la riforma.